Risulta eletto La Russa. Si è parlato di Salvini al Viminale, No. Ma vi preoccupa? Ah, scusa, però, tu devi essere gentile. Certo, io ti ho preoccupa. Cosa ti ho chiesto? Che ti parlavo e ti dicevo quello che ti volevo dire. Grazie. Arrivederci. Seconda carica dello Stato, lo conosciamo per la sua verve, a volte anche gaffe. Chi è Ignazio La Russa? Tommaso Staiti di Cuddia, un esponente del fascismo duro e puro che è stato a lungo dentro il movimento sociale insieme a Ignazio La Russa. Durante un'intervista mi disse: Ignazio è un Pippo Baudo dei poveri. Faceva battute ironiche sulla mia presenza nella direzione provinciale del Movimento Sociale. Alla terza battuta che mi fece, lo presi a schiaffi e finì di scherzare. Da ora in poi state attenti ad alzare la mano oltre la spalla, state attenti ad accentuare il mento, perché l'accentuare il mento richiama certamente quel mostro che fu Benito Mussolini. Vergogna! Dobbiamo capire chi è il padre di Ignazio La Russa per capire chi è La Russa. Antonino La Russa è segretario del Partito Nazionale Fascista in Sicilia, poi diventa un senatore del Movimento Sociale. Questa è la zona di Milano in cui abita Ignazio La Russa. La sua casa è famosa per queste immagini. Li apriamo? Dai, facciamoli entrare per stavolta. Accomodatevi, solo per stavolta, eh? Però sotto i piedi del Duce gli ho messo la stella rossa. C'è anche un simbolo comunista, però glielo ho messo sotto i piedi. Antonino La Russa aveva rapporti con Virgilito, ma anche con Raffaele Ursini, altro uomo di finanza. È Antonino La Russa che, come fosse una sorta di notaio informale, riesce a gestire le eredità e le fa arrivare a Salvatore Ligresti, anche lui di Paternò, più giovane, più nuovo, quello che arriva a Milano e diventa il re del mattone di Milano. Il crocevia dove avviene questo passaggio è il salotto di Casa La Russa. Quello che i partigiani avevano fatto in Mia Rasella. Non è stata una pagina nobilissima della Resistenza. No, non è stata la più nobile. Anche perché quelli che vennero uccisi non erano biechi nazisti delle SS, ma erano una banda di semipensionati, una banda musicale, musicale. Ignazio La Russa è un ponte tra il mondo delle radici missine e il mondo nuovo che è incarnato nella figura di Silvio Berlusconi, perché dentro il suo salotto i rapporti vanno ben al di là dell'ideologia e dei rapporti di partito. Armonia. Dov'è la mia macchina? Perché non sapete mettere la macchina, eh? Ignazio La Russa, quando racconta la fondazione del nuovo partito, dice: abbiamo puntato su Giorgia Meloni perché dovevamo saltare una generazione. Gli anni 70, che sono quelli drammatici degli scontri con la polizia, della strategia della tensione. E La Russa in qualche modo lo rivendica come una scelta cosciente che lui ha fatto. Un po' mi ha stupito vedere che Ignazio La Russa anche quest'anno ha mantenuto la tradizione di andare a Pasqua insieme all'amica Dariana Santanchè. Invece evidentemente ci sono dei rapporti così stretti che gli amici non si mollano. Per capire qualcosa in più veniamo nella sede di Milano Today. Loro sono stati i primi a tirare fuori la questione di Sibilia. I fondi esteri misteriosi per salvare gli affari della Santanchè. Ci arrivano due diffide. La prima per conto di questa Negma, società di Dubai, che ha finanziato negli anni Visibilia, e la seconda per conto proprio di Visibilia Editore. Entrambe firmate dall'avvocato Ignazio Benito Maria La Russa, attualmente è il presidente del Senato, anche se in quel momento non lo era. In un
colloquio con il Corriere della Sera, Ignazio La Russa dice: non abbiamo mai seguito le società. Lui dice sostanzialmente di non essersi mai occupato della società Visibilia Editore come legale. Eppure noi abbiamo, in un passaggio del verbale di una riunione del collegio sindacale di Visibilia Editore, viene raggiunto telefonicamente l'avvocato Ignazio La Russa, avvocato penalista che ha esaminato il materiale ricevuto da alcuni azionisti e dai loro legali. Lui non è il consulente legale. Non capiamo bene, diciamo, il suo ruolo, però si chiama lui perché comunque lo studio legale La Russa e l'avvocato Ignazio La Russa sono potenti a Milano. Presidente, soltanto vengo con gentilezza. Volevo darle modo semplicemente di rispondere alle critiche sul Twiga.